La vita di una detective è come un gelato di soia. Sembra dolce, ma in realtà... Sono Caterina e queste sono le mie storie. Chang, ma tu sei veramente sicuro che lei è qui? Sì, signora! Basta con queste sì, signora. Era un'altra serie. Ora devi dire sì, capo. Sì, signora! Le davamo la caccia da mesi, ma lei era sempre sfuggita, almeno fino ad ora. Signora, uomini per lei! No, Chang, sono i nostri contatti! Ecco, questa l'abbiamo fatta ieri notte, sulle mura. Ma che schifo! È crudo! Davvero, poi così le sale il colesterolo. Ah, sei uno zoo. Ma dove ce l'hai il colesterolo? E questi erano gli agenti migliori dei servizi segreti. Ma avete visto Chang? Ma no, era qui. Che è sparito. Ma sarà andato a farsi una foto con il pica pica lì, boh. Ma la realtà era diversa. Come avrei scoperto ben presto. Chang era scomparso, qualcosa non andava. E poi, all'improvviso, si attivarono. Eccola! Pensava di potersi camuffare nella folla di cosplayers, ma lei era diversa. A lei mancava la vita. Dove sei stato in questo periodo? In quel posto, una cosa... Ma molto bello qua, devo dire. Sì. Ciao, che bel costume. E te che sei? Nonna papera sotto acido. Ah, vedo che l'educazione non è più forte. No, scusa, devi scusarmi. È che sono 3 giorni che mi fanno foto. È stressante. Va bene, capisco, ma sei solo? Sì, perché? Nonna papera ha bisogno di compagnia. Vedo che sei molto spiritoso.
E così mi hai seguita fin qui? Sì, signora. Ma non è possibile. Mostro fin dentro il suo covo e poi lo vidi. Seguì per ore, ma alla fine riuscì a sfuggire. Era sparita e chissà quale innominabile orrore aveva in mente. Nonna papera sotto acido, eh? Era solo un'impressione. Diciamo che è un certo stile. Lo stile richiede energia. Che per cena avremo uno spezzatino. No, guarda, per me va bene anche un'insalatina. Scusa, lei ce la può più con noi, no? Noi siamo vegani, sai.